Buonasera a tutti, sono Antonio Pace di Radio Tenabit. Siamo qui oggi a Torre Maggiore in compagnia di Mister Antonio. Mister Antonio della Torre Maggioresa Calcio, giusto? Sì, sì. Parlaci un po' di questo progetto e di dove siete tesserati, se siete tesserati alla FIGC o a qualche altro ente. Siamo tesserati a Cuni. Questa realtà va avanti da 10 anni e cerchiamo di fare il progresso per i ragazzi e soprattutto di dare una buona disciplina. Una domanda, ma per stare in questo ente sportivo bisogna avere un corso da allenatore oppure bisogna... Allora c'è chi lo fa amatoriale e chi invece ha il corso come... Quindi diciamo anche amatorialmente può essere lo stesso, puoi allenare tranquillamente. Sì, tranquillamente. Ultima domanda, progetti per il futuro? Far divertire le ragazze, basta, questo è l'importante. Grazie per la pazienza. Siamo in compagnia di? Diani. Puoi vedere che indovina il ruolo? Portiere. Sì, sono portiere. Per quale squadra? Juventus. No, dicevo la squadra. C'è sì. Quindi la squadra del cuore, senza che te la domando, Juventus. Secondo te vincerete la Champions quest'anno? Penso proprio di no, perché ragazzi, stiamo sulla squadra. Ragazzi, entrate in casa, non faccio niente. Va bene, ti ringrazio. Siamo in compagnia di? Giuseppe Destro. Ruolo? Quartista. Com'è andata oggi? Bene. Perché squadra giochi? Terzo. Ultima domanda, squadra del cuore? Bene. Grazie. In compagnia di? Michele Di Genova. Ruolo? Difensore sinistro. Per quale squadra giochi? Per il CSI. Com'è andata oggi la partita? Beh, diciamo, abbiamo combattuto tanto, ma alla fine abbiamo vinto. Ma questo è l'importante, squadra del cuore. CSI. Ah, vedi. Siamo in compagnia di? Renato Trematore. Ruolo? Attaccante. Per quale squadra giochi? CSI. Com'è andata oggi la partita? È andata bene, abbiamo combattuto, siamo stati molto bravi, dobbiamo fare anche complimenti alle altre squadre. Ah, vedi, anche un ragazzo che fa il fair play. Siamo in compagnia di? Lorenzo Fulci. Ruolo? Portiere. Squadra per cui giochi? CSI. Com'è andata oggi la partita? Hai parato? Sì, è andata molto bene, abbiamo siamo in compagnia di Fernando, ruolo difensore centrale. Per quale squadra giochi? Per il CSI. Raccontaci com'è andata oggi la partita. Beh, abbiamo vinto gli ultimi 2 semifinali, ora stiamo per giocare la finale e poi ci sarà anche la finale dei Pulcini. In compagnia del presidente del CSI della provincia di Foggia, che si chiama? Antonio Anzivino. Antonio Anzivino, raccontaci un po' cos'è il Centro Sportivo Italiano, cosa svolge? Il CSI è un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Il suo obiettivo principale è quello di educare attraverso lo sport. Il nostro essere impegnati maggiormente negli oratori e nelle parrocchie è quello proprio, è il nostro valore che esprimiamo come associazione. E oggi l'incontro che teniamo qua a Torre Maggiore è proprio questo connubio fra CSI e Azione Cattolica Italiana, che insieme da 1945 hanno sempre collaborato insieme e praticamente hanno la stessa radice cristiana. Quanti sport comprende il CSI? Il CSI, essendo ente di promozione sportiva, comprende un po' tutti gli sport. Anche perché noi come comitato provinciale non facciamo altro che raccogliere le affiliazioni di tutte le attività che le società sportive a noi affiliate propongono. Sì. Com'è andata la giornata di oggi? Ma a vedere l'entusiasmo dei ragazzi, che è la cosa che più ci fa piacere, è quello che deve essere il nostro obiettivo. Proprio per questo, come dicevo, educare attraverso lo sport è questo. E l'entusiasmo dei ragazzi è capire che la loro deve essere un'esperienza e lo sport deve essere prima inteso come gioco. E quindi deve servire come stare insieme, collaborare insieme e vivere vittorie e sconfitte insieme nella maniera più ispirata cristianamente possibile. Certo, progetti per il futuro? Progetti per il futuro è soprattutto di continuare questa collaborazione, di sperare che nella diocesi di San Severo si possa ampliare ancora di più questa collaborazione fra CSI ed Azione Cattolica e far sì che un po' tutte le parrocchie
valorizzino e capiscano bene qual è il nostro messaggio della nostra associazione. Ok, grazie per l'intervento.